Un nuovo cantiere a Romegna, sono infatti cominciati i lavori per il rifacimento del manto stradale e non solo in piazza Don Beltrami. Assessore, un intervento importante di riqualificazione. Sì, qui stiamo parlando del secondo lotto della piazza Beltrami, un intervento che doveva essere eseguito già nel 2018, poi per motivi di gara d'appalto con ricorsi al TAR di una ditta che aveva perso, poi per discorso del coronavirus si è ritardato di molti mesi. Finalmente parte questo lavoro, un lavoro che interesserà la piazza Don Beltrami, dove verrà sostituito il porfido con un porfido nuovo e verrà poi sistemata la via Tito Speri, dove verrà, oltre che rifatti i sottoservizi, anche sostituito il manto stradale messo in porfido con l'asfalto. Cronoprogramma, anche perché ci sono stati parecchi così, preoccupazioni da parte degli esercenti. Ma adesso fare il cronoprogramma al giorno d'oggi è sempre un'incognita. Diciamo che in questo mese sarà concentrato il discorso sulla piazza Don Beltrami, dove l'intervento è una sostituzione, come detto prima, dei blocchetti di porfido, perché è un intervento un po' più semplice. Un po' più lungo il discorso invece sulla via Tito Speri, dove si trova a aprire la strada per cambiare tutti i sottoservizi e poi dopo risistemare. Perciò un intervento sulla carta previsto in quasi 6 mesi di lavoro. Sono previsti degli incentivi o degli aiuti agli esercenti? Questo valuteremo, come è stato fatto sulla piazza Beltrami, sul primo lotto. Se dovesse superare i famosi 6 mesi di intervento, lì poi si faranno questi incentivi agli esercizi commerciali che avranno subito dei disagi in questo periodo.